Caravaggio è fortemente influenzato dal pensiero di San Carlo Borromeo, in quanto, al di là dall'immagine anticonformista di artista maledetto di cui oggi ci si compiace, interpreta in modo raffinato la Controriforma e in particolare l'aspirazione del ritorno della Chiesa alla purezza, semplicità, povertà delle origini. Allo stesso modo il cardinale Federico, parente del santo, considera il Cerano suo pittore prediletto. La celebre statua del San Carlone di Arona è realizzata su disegni suoi. E a lui il cardinal Federico ordina i grandi quadri sulla vita di San Carlo al Duomo di Milano. Inoltre lo chiama fra i primi maestri all'Accademia di Pittura dell'Ambrosiana. Giambattista Crespi nasce a Cerano nel 1576 in una famiglia di artisti. Pittori il padre Raffaele e il fratello Ortensio e perfino la sorella Giulia, detta appunto la Cerana. A Vigevano, uno dei suoi capolavori sul martirio di San Dionigi. Sono passati 50 anni dal Concilio di Trento. La sua pittura, nuova e ardita, ben si adatta all'esaltazione della vita dei santi, un punto essenziale della propaganda della fede promossa dall'arcivescovo di Milano. Occorre compiere un piccolo sforzo per staccare il dipinto del Cerano dalla decorazione esuberante che lo circonda e confonde l'occhio. Occorre creare, attorno al grande quadro, un'area grigia che consenta di vedere lo sviluppo creativo fatto di luce e di colore. Una luce obliqua, penetrante, implacabile, governa il racconto e scandisce i due momenti drammatici dell'evento. Il racconto si snoda in due tempi. Il gioco prospettico è instabile e sfuggente, forzato in funzione del racconto. La prima azione è in primo piano. Al centro, i riflessi della luce sulla mitria e sulla tela del piviale del santo, il colore vivace, la gamma del giallo tagliata da lame di luce, esaltano la ricchezza del tessuto dorato. Ma il colore è sottoposto alle vibrazioni esasperate della luce. Si contrappone la naturalezza del rosa e del verde in primo piano, di lato, che segnalano per contrasto l'assurda violenza del martirio. Nel quadro, solo poche immagini si staccano da ombre profonde e cupe. Alla sinistra emerge dal buio la carnagione biancastra di uno dei suoi compagni nella colonizzazione delle Gallie. Dietro di lui, l'altro in penombra, anch'essi prossime vittime sacrificali. Le ombre scavano il volto emaciato del santo fino a deformarlo. Le ombreggiature sfumano dal bruno scuro al grigio con velature verdognole di essenziale espressività. Come le mani, incrociate al petto, lunghe, segnate da grosse vene. L'incarnato è segnato da colpi di pennello che marcano i tratti del viso e corrompono i volumi fino alla soglia del disfacimento. L'immobile fissità del martire è contrapposta all'azione del soldato, di spalle, in posizione di torsione, pronto a calare la spada sul capo di San Dionigi. Ombre di altri sgherri, in elmo e corazza, si intravedono alle spalle del santo. Altre forme,
di una materia corruttibile e inquieta si perdono nel buio degli sfondi. Nella parte alta del quadro, serenamente seduti in attesa che si compia il disegno della provvidenza, il Cristo con l'aureola a raggiera e la Madonna. I toni grigio e bruno della nuvola sottolineano l'uso dichiaratamente artificioso della luce, così come i riverberi sulle figure. Secondo tempo della vicenda. Uno squarcio di luce sullo sfondo ci trasporta e ci dà la collocazione fisica dell'azione che si svolge ai bordi di una città fortificata. Lì, appunto, vediamo svolgersi la sequenza impressionante del santo che, guidato da un angelo, si incammina verso la città reggendo fra le mani la propria testa decapitata. Vicino a Parigi, dove sorgerà la cattedrale di San Dionigi, cioè Saint-Denis, come dice il racconto di Gregorio di Tours, a meno che la città sia Vigevano come vogliono altri. Un piccolo dettaglio all'interno del grande quadro, ma la scena spettrale si impone immediatamente alla vista. Una luce obliqua e forte illumina la città, confonde i contorni nella foschia dello sfondo e annulla i colori in un clima di evanescenza e di illusione. L'orchestrazione del racconto, articolata nei piani spaziali, crea effetti teatralmente drammatici. Sembra di sentire la voce cupa e tagliente del predicatore, ma le suggestioni delle parole si traducono in immagini agghiaccianti che trasportano lo spettatore in un clima di assorta meditazione, di intensa spiritualità. Invenzioni formali, fantasiose e libere, crudo realismo, suggestioni compositive spettacolari e coinvolgenti, uso artificioso delle luci su una materia sfatta. Ecco alcuni segreti dell'arte rivoluzionaria del cerato.